Ragazzi, benvenuti in questo secondo episodio di Outlast. Volevo personalmente ringraziarvi di tutto il supporto che mi avete dimostrato nel video precedente. Il primo episodio è arrivato tipo a 11.000 mi piace, non me lo sarei mai aspettato, sono sincero. Questo significa che una serie horror sul canale mancava da tempo e avrei dovuto farla molto prima. Questo significa anche che la metà di me, Stephanie, è molto preoccupata del fatto di continuare a giocare a quel gioco da psicopatici. Ma insieme, ragazzi, ce la possiamo fare. Volevo solamente scusarmi di una piccola cosa, che l'audio di questo secondo episodio, del gameplay si intende, è purtroppo un pochino basso. Cercherò sicuramente di sistemare per il prossimo episodio, non vi preoccupate. Buona visione, vai, che c'è da divertirsi. Ragazzi, qua è Stephanie, bentornati in questo secondo episodio di Outlast. Avete già capito dal titolo perché lo sto facendo. Mi avete dato un grossissimo sostegno nel primo episodio dicendo di farlo e ho detto lo faremo assieme sulla streaming. Infatti siamo in streaming, che io voglio il vostro sostegno, voi dovete soffrire insieme a me. Eravamo rimasti qua. Quello lì ci salta addosso, scommettete ci risalta addosso di nuovo? Perché il salvataggio si è fatto prima, guardate. Allora Stephanie, non devi avere paura, tu sai che ti salta addosso, non devi avere paura. Lo sapevo. Ah, vai a fare il portiere, vai, stupido. Bene, e questo si sapeva, quindi non è un problema. Noi abbiamo trovato l'altra volta una specie di key. Cos'era? C'è nessuno? C'è nessuno qua dentro? Maiala. Questo gioco è terrificante. Io parlerò con me stesso per far finta di non aver paura. Ok? È morto lui, vero? È morto? Morto, sì. Secondo le deposizioni giurate presentate al consiglio di amministrazione della Markov Hardline Security, si ha motivo di credere quanto segue. Si è verificata una catastrofica falla nella sicurezza della clinica psichiatrica, un imminente pericolo di contaminazione ambientale. Le deposizioni e le testimonianze raccolte sono giudicate attendibili e costituiscono una prova sufficiente a richiedere l'intervento urgente da parte dell'MHS affinché l'area venga posta sotto il sequestro. Con la presente si richiede di garantire alla MHS l'accesso completo a tutte le strutture sottomettersi alla autorità dei suoi agenti. Accettando il documento, voi e i vostri parenti in vita rinunciate a qualsiasi azione contro Markov Corporation e le sue sussidiarie riguardo il comportamento dell'MHS. Le circostanze ne hanno richiesto l'impegno a prescindere la responsabilità. Va bene. Allora, io ho trovato tipo... C'avevamo una chiave, no? Perché non ho una torcia? Perché non ho una cazzo di torcia di merda? Dove devo andare? Fermi? Interagire. Oh! Oh, c'è uno che volava di sotto, ragazzi! È normale? È regolare? Boh, probabilmente sì. Sedia a rotelle. Del sangue che porta giù. In teoria una persona che vede del sangue andare da una parte, in un manicomio, cosa fa? Dice, buona, io mi levo dalle palle! E invece no. Allora... c'è qualcosa. Madonna, perché? Perché lo sto facendo? Ok, meno male, c'è una batteria. Buono. Usciamo da qui, levala. Scendiamo giù. Cosa c'è scritto? Proclaim the gospel. Ma qui c'è una, ma buttato di sotto. Chi cavolo era? Ma quello me lo spiega. Dove si va? Di qua o giù? Boh. Si è visto cadere uno dalla colonna delle scale, quindi salire di lei ed evitarlo. Scendiamo. Controlliamo non ci sia nessuno, perché ho paura. Non si può andare qua. Ok, meglio. Questa è chiusa. E vai. Direi che è obbligatorio andare su. Ma non si dovrebbe allagare qua se cade l'acqua. Stephanie, è un gioco. È un cazzo di gioco. Cosa ti posso... Cos'era quella musichina del cazzo? Dio mio. È un gioco, dai. È un gioco, Step. Step, svegliati. È un gioco, eh. Oddio, oddio. Che fa? Non pensavo scavalcasse. Qui qualcuno ha cagato bello duro, eh. Un cazzo di gioco. Cioè, c'hai 20 cazzo di anni. 20 cazzo di anni. Si può avere paura per un cazzo di gioco? Tutti morti, sei morto? Spero di sì per te, eh. No, ti ammazzo io. Batteria. Qualcuno ha chiuso la porta. Va bene. Va bene, io posso capire tutto, ma... perché queste bastardate? Oh merda, la mano. Nessuno? Oh oh, c'è nessuno? Security, qui dentro. Chiudi. E siamo dentro. Oddio, che ci rompe le palle. Nessuno, mi auguro. Per nasconderti? Da cosa? Da cosa devo nascondermi? Dei lie, loro mentono. Oh, un po' di fotocamere a giro per il posto.
Questo mi farà capire se c'è qualcuno nei paraggi. Sembrerebbe di no, giusto? Fammi riprendere un po' qua. Sembrerebbe non esserci nessuno, vedete? Io sono momentaneamente salvo. In questo posto ci sono solo io. A parte lui, io non l'avevo visto. Io spero sia morto. Lo spero. Ori, non c'è nessuno. Siamo salvi. Ok, levala. Tu levala. Per sbloccare le porte principali. No, sei sicuro di volerlo fare? No, eh? Guarda che mi sa che è una cosa sbagliata farlo, eh? Non sono sicuro sia la scelta giusta sbloccare le porte principali. No, ho spento la luce. Oh merda, c'è qualcuno! No, 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 signore! Oh! Chi cazzo è questo? È quello che mi ha buttato di sotto. No, non aprire! Oh signore Dio. Dai, che cazzo stai lì, ciccio merda? Levati dalle palle. No, no, sta tornando. Anzi, ho paura. Ok. Allora, sembrerebbe essere tranquilla adesso. Ma dov'è passato lui? Dove è andato? Ragazzi? Oddio. Paura. Uno morto. È pieno di gente morta qui, però. Tutti morti. Chi l'ha chiusa la porta? L'ho chiusa io? Spero di sì. Un fascino del cazzo. Leggiamo questo fascino del cazzo. In attesa del rapporto completo, non è necessaria alcuna azione immediata da parte della Markov Corporation. I potenziali profitti del progetto War Rider rimangono altissimi. Le informazioni sui 4 decessi sono talmente ambigue da rendere qualsiasi vertenza impossibile. Se le prove vengono gestite correttamente, il progetto War Rider rimane un'iniziativa pericolosa e quasi sicuramente si verificheranno ulteriori decessi. Non so più leggere. Nonostante questo, come negli altri casi, l'interesse delle famiglie e del governo nei riguardi dei pazienti è talmente scarso da rendere improbabile qualsiasi azione legale. Con il differenziarsi delle terapie, col motore morfogenico e l'approssimarsi delle produzioni di modelli funzionanti, gli atti di violenza fra i pazienti sono aumentati. Comunque i metodi di contenimento farmacologici sono dimostrati sufficienti facilmente efficaci per assicurarsi il controllo del flusso di profitti. Ok, quando leggo mi tranquillizzo un po', perché dimentico della gente... Ah, non era chiusa la porta. Io da dove sono arrivato? Da lì. Quindi se vado di qua, in teoria questa è un'altra porta. Bene. Si può andare qua? No, meno male. Meno male. Perché mi faceva abbastanza paura, effettivamente. Qua è chiuso. Questa però ci si potrà andare sicuramente. Vero? No, è chiusa. Ok. Quindi dobbiamo tornare indietro per riattivare il generatore. Allora. Qui mi serve per forza perché non vedo niente, se no. Quindi devo azionarla. Dove si va a sto punto? Si va giù. Oh, signore, aperto! Oh signore, è arrivato da qui il bestione. Permesso? Chiudi la porta. Potrà andare di qua? Eh no, c'è il cancello, giustamente. Step, ti svegli. C'è il crucchetto. Ah, si passa da qui. Passa da qui. Salvataggio. C'è nessuno? Non c'è nessuno. Ah, se spengo non vedo niente, però è assurda sta cosa. 2 batterie su 10. Questa luce mi sta accecando, no? Per superare uno stacco, premi X mentre vado su di esso. Ok. Premuto X. Ehi? Chi c'è? Oh? Chi è che parla? Chi stava parlando, ragazzi? Salve, io vengo in pace, eh? Io vengo totalmente in pace. Perché? Io sono una persona che non vuole niente da questo gioco. Vuole solamente finirlo il prima possibile. Altri cadaveri appesi. Ma perché? C'è una porta qua. Pump room. La sala pompe. Eh no. Segnalalo, insegnalo. Vabbè, andiamo di qua però. Chiuso, siamo costretti ad andare nella sala pompe. Andiamo nella sala pompe. Metti la foto, metti la batteria. Si è scaricato.
Permesso. Permesso, signori. È vuoto. Una batteria, prendila. Prendi la batteria. Ok. Dobbiamo riattivare il generatore. Sarà questo, ditemi di sì. Ho attivato la pompa. E adesso? Si è riattivato il generatore, spero. Vero? Cos'è sto rumore? Che è sto rumore? Oh merda! Oh merda, c'è uno! Oh merda, ladra! Dove vado io? Dove cazzo vado? Oh signore Dio! Oh signore Dio! Oh signore di Mary! No! No! No, 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 no! Oh merda! Oh merda! Questo cosa vuole? Non ce la faccio più a giocare, ragazzi. Oh merda! Ma perché? Perché in un manicomio? Perché in un manicomio? Non poteva essere girato in un campo. In un manicomio. Cioè, questi non solo fanno paura, sono anche pazzi. Metti la batteria. E poi l'abbiamo finita, ragazzi. Vedete come si fa? Ok, quindi se lui è andato di là. Corri, step. Andrà bene di qua? Mi auguro di sì. Batteria, 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 prendila. Ush, ush, ush. Calmo step, calmo step. Lurido cane! Non mi ha visto, vero? Eh no, lui non può vedere, non c'ha gli infrarossi, eh. Sarebbe sleale se mi vedesse. Ve lo dico. Se no anche io voglio vedere senza infrarossi. Oddio, si apre. Oh, cosa ho trovato? Ho trovato qualcosa di buono. Un'altra batteria. Tanto per cominciare. Qui chiudi la porta perché non mi fido. Sì, sbatti, non t'hanno sentito al piano di sopra, dai. E l'interruttore di generatore. Non si vede niente però se non tengo questa accesa. Come si fa? Però l'ho attivato. Quindi adesso dovrebbe funzionare. Altra batteria. Oh yes. Oh yes. Ok. Esci, dai. Che cosa l'ho attivato a fare l'interruttore se non funziona? Oh merda! Come faccio? Come faccio? Corri! Corri, stupido mino del cazzo! Stupido mino del cazzo! Muovi quelle cazzo di gambe! Corri come non hai mai corso! Usain Bolt ti fa una pippa! Usain Bolt ti fa una pippa, stupido! Devi... È chiuso qui! Oh mio Dio, mio cuore! Ricarica, ricarica sto coso! Corri, corri! Vuoi correre o no? Vuoi correre, cazzo, o no? Vuoi cazzo correre o no? Chiudi questa cazzo di porta! Chiudi questa cazzo di porta e scappa! È chiuso! È chiuso qua! Dove mica devo andare? Dove cazzo andare? Da dove sono cazzo arrivato? No, 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 basta, basta! Voglio più giocare a questo cazzo di gioco di merda! Devi cazzo muoverti, quel culo di merda che ti pesa come una cazzo di mongolfiera piena di merda! Corri! Ragazzi. Ragazzi, no, questo... Leva questo cazzo di coso! No, non ce la faccio più. Ragazzi, basta. Oh, basta. Questo episodio termina qui. Dire, che dire, questo gioco, cioè, è fatto bene, cioè non gli puoi dire niente, perché alla fine un gioco di paura si deve fare se non paura. Deve fare paura, questo gioco fa paura. Quindi. Perché il fatto è che sono fuori di testa, che gli aggeggi ti vengano addosso e mettano paura. Questo secondo episodio di Outrast è terminato. Ve lo termino qui perché veramente ho troppa pressione addosso. Quindi ci vediamo con il terzo episodio. Voi ricordatevi di spolliciare perché se lo facciamo insieme. Altrimenti ho troppa fottuta paura del cazzo. Grazie per il sostegno. Sono certo che prima o poi mi abituerò a questi giochi di merda. Mi abituerò. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video. Da sempre è tutto. Buone!